quello che noi volevamo, io Romina, cioè dare un taglio molto diverso, un taglio dinamico, rispondere, ecco, lei parlava di velocità, no? Degli appunti, velocità delle decisioni, ma anche la velocità in queste iniziative ormai è fondamentale, perché tutto il sistema è cambiato. E quindi io di questo la ringrazio immensamente. Grazie. Dunque, abbiamo quasi finito, nel senso che andiamo nelle conclusioni. Credo che il professor Orru voleva fare un appunto, però, rispetto a una domanda che era stata fatta, e quindi, insomma, siccome prima i tempi erano molto condensati, mi sembra giusto un attimo. E poi, passerei la parola a Maturapino. Rispetto anche quindi alla questione politica, alla personalizzazione del tema del referendum, che è un argomento che è stato trattato anche dal presidente Violante, e quindi è importante anche per il Partito Democratico capire perché questo dibattito e come possiamo rimediare, Marco, a questo inizio, no, che è stato un pochino difficile. Grazie. Ecco. Sì, solo... Solo un flash, mi ha stimolato la domanda che era stata fatta prima a proposito delle competenze regionali del 117, l'ambiente, eccetera. E questo è un altro grande contenitore della riforma che non c'è stato ancora modo di trattare in questa assise, perché la riforma tocca più temi e sono abbastanza vasti. Solo mi viene questa sollecitazione ricollegandomi a quello che dicevo a proposito del referendum abrogativo. Voi direte: che collegamento c'è fra il 117, la materia ambientale, e il referendum abrogativo? Dicevamo prima che il referendum abrogativo non è che funzioni molto. Ultimamente dal 97 avevo fatto quel computo per cui su 8 tornate solo in una evenienza nel 2011 il referendum sulla cosiddetta privatizzazione dell'acqua si era raggiunto il quorum, cioè che si deve recare alle urne perché il referendum produca effetti, si deve recare alle urne il 50% più uno degli aventi diritto. A proposito di ambiente, noi abbiamo avuto un altro referendum nell'aprile del 2016, quello cosiddetto sulle trivelle, non so se ricordate, che è stato molto contestato, per la verità, ha suscitato molto dibattito perché quasi il 90% di coloro che si sono recati alle urne aveva votato per il sì a favore quindi dell'abrogazione della deroga sulle concessioni per le estrazioni degli idrocarburi cosiddetti, eccetera. Ora, il punto è questo: non ha sortito effetti perché non si è raggiunto il quorum del 50% più 1. Bene, se fosse entrata in vigore la riforma di cui stiamo discutendo adesso, molto probabilmente quel referendum invece avrebbe sortito effetti sul piano giuridico, perché si sono recati alle urne nell'aprile del 2016, recato alle urne il 32,5% degli aventi diritto al voto, se non ricordo male. Ora, la riforma di cui noi stiamo discutendo prevede una modifica all'articolo 75 della Costituzione, che è quello che disciplina il referendum abrogativo di cui stiamo dicendo. La disciplina attuale dice che con 500.000 firme da parte dei promotori si può chiedere il referendum se si recano alle urne il 50% più uno degli aventi diritto, cioè degli elettori, loro complesso, il referendum produce effetti. Nel caso, l'effetto abrogativo si produce se i voti a favore sono superiori ai voti negativi, se sì sono più dei no. Ora, la riforma modifica questo articolo 75, ma non, come spesso si dice nei salotti televisivi, in maniera erronea, spero in buona fede, e cioè si dice che la riforma peggiora le condizioni per richiedere il referendum. Non è così. La riforma dice innanzitutto che questa disciplina resta così com'è, non toglie niente, aggiunge però una cosa importante, dice che se i promotori del referendum invece di raccogliere 500.000 firme
ne raccolgono 800.000, il che è cosa ben possibile perché è già stata raggiunta questa soglia in altre circostanze. Se si raccolgono 800.000 firme, il referendum produce effetti se si reca alle urne il 50% più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche. Ora, siccome la votazione, il tasso di presenza alle urne nelle elezioni politiche è intorno al 65%, ma sta ancora scendendo, il referendum sulle trivelle con il 32,5% sarebbe passato. E quello è un contropotere potentissimo, altro che, e compenserebbe abbondantemente una come dire, contrazione dei poteri delle regioni su alcuni temi, si diceva che sono indivisibili per la verità. E poi ci sarebbe un altro elemento, e chiudo, e cioè ci stiamo dimenticando che le regioni però sarebbero presenti nel Senato, cioè le istituzioni regionali che hanno appoggiato il referendum sulle trivelle sarebbero state presenti nel Senato, ma non come persone da sentire, non per un parere, ma per una finalità deliberativa. E questa è la differenza fondamentale fra la conferenza Stato-Regioni e il Senato delle regioni o degli enti territoriali. Là si esprime un parere, è persuasivo quello che fa la conferenza Stato-Regioni. Il Senato, in cui sono presenti le istituzioni territoriali, invece ha potere deliberativo, è una cosa molto diversa, e ci sarebbe un rapporto anche diretto con gli elettori. Ma come? Era il contrario e poi ha votato la legge? Punto interrogativo. Grazie professore della puntualizzazione, quindi come dicevo prima concludiamo con il segretario, con ragione rimasti, con il segretario regionale Partito Democratico. Non abbiamo affrontato prima una questione completamente politica. Scusi professore, ok, sì, si sente. Io intanto vi ringrazio per essere rimasti e più coraggiosi anche per ascoltare me dopo le illuminanti parole del Presidente Emerito che ci è venuto a trovare oggi in Abruzzo. Io intanto voglio ringraziare il PD di Montesilvano, il Comitato, Leila, Andrea, per aver organizzato un'importante iniziativa delle tante che stiamo facendo. Credo che sia stata anche forse la più interessante dal punto di vista dei contenuti che abbiamo affrontato. Quindi vi ringrazio per averla organizzata, ce ne sono ancora tante in cantiere. Io credo che è bellissimo quello che stiamo provando a fare qui in Abruzzo. Da agosto, a fine agosto, questa è la 22esima incontro che promuoviamo in questa regione, quindi stiamo dimostrando di essere molto attenti. Quello che però bisogna fare adesso, secondo me, è promuovere anche ulteriori iniziative più piccole, diffuse, incontrare gli amici. Ognuno di noi deve essere un comitato. Qui il senso della sfida è riuscire a convincere i cittadini ad andare a votare sì. E non è semplice e non può bastare solo l'efficacia che abbiamo nell'organizzare eventi. Dobbiamo essere bravi adesso a metterci tutti i cittadini, e quindi io sono anche molto contento che si è fatta qui a Montesilvano, perché io credo che qui a Montesilvano noi dobbiamo ripartire insieme per tornare ad amministrare la città di Montesilvano, ed è un momento ancora di maggiore riflessione per il PD se anche lì dove non governiamo siamo in grado di organizzare eventi come questo. Provo a dire delle cose anch'io nel merito della riforma, perché ormai con il professore ci incontriamo in tutti i meandri d'Abruzzo, quindi sto un po' imparando. Quello che voglio dire è questo: io credo che il tema centrale, una cosa che cerco di dire, mi dispiace che sia andato violante, il tema centrale che c'è sul referendum quando si affronta la questione della personalizzazione è sbagliato, perché l'impianto della riforma è tutt'altro che una deriva lideristica o tutt'altro che una deriva autoritaria da parte che ci governa. È invece il tentativo, secondo me, di dare più responsabilità alle istituzioni e allo stesso tempo ai cittadini. E in quello che diceva adesso il professor Romano Orru, secondo me c'è proprio la chiave di volta. Nel pensare che raccogliendo 800.000 firme saremo in grado di abbassare il quorum al referendum agli elettori delle politiche, noi diamo uno strumento incredibile ai cittadini. E allo stesso tempo costringiamo le istituzioni a essere
più trasparenti, più responsabili, a fare leggi migliori e a non nascondersi dietro l'astensione. Quante volte abbiamo raccolto centinaia e migliaia di firme sperando di abrogare una legge piuttosto che per proporre una legge di iniziativa popolare e poi tutto rimaneva lì perché nel gioco delle parti le istituzioni sui referendum abrogativi giocavano sulle astensioni e sulle leggi di iniziativa popolare nessuno discuteva. Adesso invece anche le leggi di iniziativa popolare, raccogliendo 150.000 firme, vincoleranno Camera e la Camera dei Deputati a discuterle. Ma vi rendete conto di quale straordinarietà è questa? Io qui ci sono alcuni giovani democratici, l'ho detto anche l'altro giorno ricordandomi con Antonio Caroselli, le firme per le leggi di iniziativa popolare che raccoglievamo con i GD quando ero più giovane. E finivano lì, era un modo per contarsi nell'organizzazione, per far vedere che esistevamo. Adesso non sarà più così. E quindi anche la partecipazione cambierà. Io ogni volta che parlo di referendum dico che non basta il referendum, cioè non basta cambiare Costituzione, perché una volta cambiato il sistema dobbiamo affrontare la questione di chi si candida a guidare poi i processi, cioè anche una buona legge sui partiti dovrà essere fatta prima o poi. Bisogna rivedere profondamente il sistema dei corpi intermedi in questo paese. È paradossale pensare che il Partito Democratico è l'unico partito oggi vero e proprio in Italia. Gli altri sono non statuti, non partiti, movimenti, associazioni che non hanno veri vincoli di democrazia al proprio interno. Io vi ricordo sempre che il Movimento 5 Stelle fa firmare, prima della candidatura, fa firmare un contratto con gli elettori, con i candidati, che qualora si trovassero in contrapposizione con il programma del blog sono chiamati a versare 100.000 euro di penale al Movimento 5 Stelle. Questi sono oggi quelli che ci dicono che i difensori della democrazia in Italia, loro pagano il blog se qualora la loro posizione politica dovesse cambiare. Questo vi fa capire qual è il principio di democrazia che hanno loro. E oggi però loro dicono che difendono la democrazia in Italia perché con questo referendum non ci sarà più democrazia. Sentivo la Guzzanti dire questo qualche tempo fa in TV facendo dell'ironia sui ministri, piuttosto ogni giorno Travaglio ci racconta che questa è una legge peggiore di quella fatta da Berlusconi. E io vi ricordo che nel referendum che proponeva Berlusconi non c'era la fiducia a Camera e Senato per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, non c'era la fiducia. Il Presidente del Consiglio di fatto poteva sciogliere le Camere. Quella era una vera e propria deriva in quanto dava più poteri realmente al Presidente e noi abbiamo votato contro. E nella linearità della nostra storia questa riforma che cosa fa avanzare? Fa avanzare proprio i cittadini e quindi il Parlamento, perché restituisce al Parlamento più dignità. Perché non dimentichiamocelo che in questi anni il Parlamento non è stato un Parlamento in grado di produrre leggi, tanto è vero che il ricorso alla decretazione d'urgenza negli ultimi anni si è innalzato in una maniera sproporzionata, tanto è vero che in questa riforma finalmente si norma anche la decretazione di urgenza, perché si ritiene che il Parlamento ritornerà ad avere una legittimità più profonda rispetto a quella che ha avuto oggi. E quindi c'è proprio un processo di ribaltamento di quello che c'è stato negli ultimi anni, ovvero più poteri al Parlamento e più dignità per gli eletti in Parlamento. Perché, e qui io dico che secondo me noi dobbiamo riscoprire anche questa storia del Senato che è ridicola. Dire che i senatori non sono rappresentativi e sono nominati dai partiti come ha scritto il Fatto Quotidiano è vergognoso. Perché di quei 95 senatori, 74 sono consiglieri regionali, 21 saranno sindaci, a prescindere poi ci arrivo a come verranno eletti. Ma chi elegge i sindaci, scusatemi? Non sono forse eletti dai cittadini, non sono quelli che ci rappresentano di più quando abbiamo un problema? A chi lo andiamo a palesare se non al sindaco? E i 74 consiglieri regionali come sono eletti? Se non con lo strumento di preferenze, con campagne elettorali che appunto fanno cordate territoriali e sono tutti quanti, ogni volta che c'è un problema in regione sappiamo come va a finire, no? Che c'è il consigliere regionale di turno che fa il capopopolo perché ha il territorio dietro. E chi è più rappresentativo del territorio di un consigliere regionale? E poi invece ci raccontano che verranno nominati nelle stanze di partito, chi? Gli eletti scelti dai cittadini. Tra l'altro poi nella proposta che ha fatto Vanino Chiti l'altro giorno, io ero in direzione nazionale, quindi ho anche ascoltato, probabilmente si troverà uno strumento efficace, cioè nella scheda delle regionali sarà indicato chi andrà a fare il senatore, quindi sarà ancora più avvalorato dalla forza popolare.
ma dire che un sindaco e un consigliere regionale non sono eletti dal popolo è una vergogna, è una mistificazione, è un'opera di disinformazione costante. E in questo paese purtroppo si preferisce credere al complotto piuttosto che guardare al merito. È per questo che io dico che non basta fare i convegni dei comitati, ma bisogna fare un casa per casa, una vera e propria campagna elettorale, perché noi dobbiamo convincere i cittadini e raccontare con le slide, con gli incontri, con la carta quello che stiamo facendo, perché purtroppo spesso il messaggio è che c'è una casta che vorrà decidere di più, quando non è così, perché la lezione del 2013 noi l'abbiamo recepita. Purtroppo Violante è andato via, ma vi ricordate tutti Bersani, il 2013, le elezioni non vinte, che siamo andati da Napolitano in ginocchio a chiedere di rifare il Presidente della Repubblica perché non riuscivamo neanche a eleggere il Presidente della Repubblica. Ma dietro quella roba lì non c'era stata 3 mesi di campagna elettorale di onestà, onestà, meno costi, meno sprechi, più efficienza. Oggi nessuno parla più dei costi della politica, perché se mi vengono a dire che i parlamentari prendono troppo, uno gli dice, beh, allora vai a votare sì, perché i senatori prenderanno quanto Presidente, come quanto un sindaco di un comune capoluogo. Nessuno più ci dice che le regioni costano troppo, perché basta un sì perché i gruppi regionali non abbiano più soldi da spendere come oggi e i consiglieri regionali guadagnino come i sindaci. Nessuno lo dice più, nessuno tira più fuori la storia delle province, perché basta un sì, le province non ci sono più. Ma io sono convinto che il 5 dicembre, qualora dovesse vincere il no, torneranno a dirci che la politica fa tutta schifo, che questo paese fa schifo, che i consiglieri regionali guadagnano troppo, che le province non vanno bene, che il CNEL è una cosa assurda e incapibile. Ma oggi c'è la possibilità di dimostrare che siamo in grado di cambiare, che l'Italia può cambiare. E guardate che se la politica non dimostra in questo paese che può cambiare, non vincerà D'Alema, io lo dico agli amici più di sinistra, vinceranno quelli che si augurano il fallimento di questo paese, quelli che ci dicono che fa schifo la riforma dell'Italicum e propongono il proporzionale puro come alternativa, e il proporzionale puro gli permetterà solamente di stare all'opposizione per 20 anni e continuare a gridare e non governare mai, perché non vogliono governare, vogliono poter gridare. Invece noi che abbiamo, scusatemi se lo dico, ma anche la schiena dritta, perché questa riforma dobbiamo ricordare come è nata. È nata con un patto con Berlusconi, è stata votata dall'80% dei parlamentari alle prime letture. Dopodiché con Mattarella eletto presidente, Berlusconi ha rotto quell'accordo, quel vincolo. E noi abbiamo la schiena dritta perché potevamo fare come tutti quelli che ci hanno preceduto, ovvero dire, va bene, allora dato che non ci piace perfettamente questa riforma, la procrastiniamo alla prossima legislatura, rinviando un'altra volta i problemi di questo paese, scordandoci delle parole di Napolitano che faceva nascere la legislatura vincolandola a questa riforma. E invece no, l'abbiamo portata avanti con la forza di un partito che ha cercato alleanze volta per volta, 80 milioni di emendamenti presentati, 2 anni e mezzo di discussione. Ma vi rendete conto del coraggio che ci abbiamo messo nel portare avanti questa riforma e con quale forza oggi la nostra comunità se ne deve appropriare? Altro che personalizzazione. In Italia abbiamo dei problemi storici, chiudo, investimenti, posti di lavoro, questioni che hanno bisogno di un procedimento legislativo veloce e capace di colpire nel merito, altrimenti gli altri paesi che hanno fatto le riforme 20 anni prima di noi non li prenderemo mai. La Germania ha fatto le riforme che noi abbiamo fatto durante Monti, 20 anni prima le ha fatte meglio. Noi abbiamo dovuto aspettare il fallimento della politica, che un tecnico arrivasse a fare riforme tardive, perché allora erano tardive, con l'accetta, e le ferite le portiamo ancora sulla pelle. Se invece noi vogliamo provare finalmente a far tornare la politica a contare, abbiamo bisogno delle istituzioni che siano in grado di dare risposte immediate. Mi scuso se mi sono dilungato, ma c'era un po' di cose, volevo dire un po' di cose. Grazie di cuore. Discussione, non hai nominato una volta colui che ci fa qua, che ci fa parlare, Matteo Renzi, che ci ha portato a tutto questo. Che no, assolutamente, è l'unico che ha cambiato l'Italia e che sta facendo qualcosa. E nessuno l'ha nominato. No, non è stato nominato, ma è l'unico che ha cambiato questo paese, assolutamente. Grazie. Mi dispiace, ma sono renziana. Allora, ho finito in tempi
stata un po' una lista, forse nel gestire il tempo, ma da fronte per riuscire, credo che sia necessario.